che Angelo Madonia si è scusato con Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle? Tutto quello che c'è da sapere a seguire. Cosa è successo a Ballando con le Stelle? Angelo Madonia ha chiesto scusa a Federica Pellegrini, ma per cosa? Di recente il ballerino e attuale compagno di Sonia Bruganelli ha tuonato su X, l'ex Twitter, contro Selvaggia Lucarelli, che dall'inizio della trasmissione ha spesso lanciato frecciatine contro l'ex moglie di Paolo Bonolis. Questa volta, però, quello che è successo a Ballando con le Stelle non ha a che vedere con gli scontri fra la produttrice e la giornalista. E allora cosa è successo? Angelo Madonia e Federica Pellegrini hanno ricevuto i complimenti di tutti i giurati, durante l'ultima puntata del programma di Milly Carlucci. Dopo il loro tango, infatti, Caroline Smith ha detto, "Chapeau! Ho visto veramente una classe, una sensualità incredibile. Eravate molto uniti, poco per volta avete superato altri. Veramente brava, si vede che ti stai impegnando, ancora." Poi, Ivan Zazzaroni si è complimentato con Angelo e Federica usando queste parole, da panico e in senso positivo. "Avete fatto un'ottima figura. Federica, mi sei piaciuta moltissimo, devo dire che sei stata davvero sorprendente." E a lui si è accodato Fabio Canino, con queste, "devo dire che è stata una prova eccezionale. Anche considerando il fatto che 8 settimane fa tu eri la campionessa di nuoto e punto, ma ora balli e racconti." Infine, anche Guillermo Mariotto si è complimentato, anche se il suo è stato un commento un po' enigmatico. "Io a questo tango darei un titolo, Respiro. Perché questo tango parlava di respirazione. Grazie, ma non ho abbastanza palette per darvi un voto." Ma allora cosa è successo a Ballando con le Stelle fra Angelo Madonia e Federica Pellegrini? C'entra ancora una volta Selvaggia Lucarelli? Perché? Cosa è successo a Ballando con le Stelle? Dopo i commenti dei colleghi, anche Selvaggia Lucarelli si è accodata agli altri giurati, ma nel complimentarsi con Angelo Madonia e Federica Pellegrini ha lanciato una frecciatina. Sarà anche una coincidenza. Però stasera esce Sonia e nasce la coppia Madonia e Pellegrini. "Siete sbocciati davvero e per la prima volta ho visto una vera chimica. Tu sei quella che è cresciuta di più. Personalmente non me l'aspettavo. Direi che può essere già questa una vittoria." La reazione di Angelo Madonia. Cosa c'entra Federica Pellegrini? Dopo queste parole, Angelo Madonia è letteralmente sbottato contro Selvaggia Lucarelli. Addirittura, sembra che dopo la discussione in diretta, il ballerino abbia lasciato la pista senza rilasciare alcuna intervista, come è invece solito fare. Alberto Matano, in merito a questo, ha fatto alcune dichiarazioni. "C'è stata tensione dietro le quinte. Mi dicono i colleghi della trasmissione di Caterina Balivo e quelli del mio programma, che lui se n'è andato non facendo le interviste. Questo ci dispiace molto." Dopo la discussione con Selvaggia Lucarelli, comunque, Angelo Madonia, prendendo per mano Federica Pellegrini, le ha chiesto scusa. In tanti hanno pensato che fosse per chiedere perdono per l'acceso confronto con la giurata, ma il diretto interessato non si è espresso circa la questione. Nel frattempo, però, la campionessa di nuoto è apparsa a tutti molto imbarazzata e un po' amareggiata. "È davvero così oppure no?" Di seguito il video.